Buonasera a tutti, bentornati. Io sono Ardena, guida turistica Torino. Sono qui per La Finestra su Torino anche questa sera in collaborazione con Mole 24. Allora, se ieri sera abbiamo parlato della Reggia di Venaria, questa sera parleremo invece della residenza diametralmente opposta a Torino, che è la Palazzina di Caccia di Stupinigi. E attenzione, non fatevi ingannare dal fatto che venga chiamata Palazzina di Caccia, perché appena accedete all'interno vi rendete conto di quella che è la meraviglia. Pronti a scoprirla insieme? Anduma. Con Vittorio Amedeo II nella duplice veste di re e di generale gran maestro dell'ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, che l'11 aprile del 1729 viene firmato il Regio Decreto che sigla la nascita della Palazzina di Caccia di Stupinigi, che vedete in questa immagine come era primitivamente fino ad arrivare alla veduta aerea attuale, in tutto il suo splendore e con tutti i suoi rimaneggiamenti, iniziata da Filippo Juvarra, continuata poi da Benedetto Alfieri e ancora successivamente da Prunotto, Birago di Borgaro, Bo, Bertola e Vittone, fino ad arrivare all'aspetto attuale, cioè un impianto a pianta stellare, come fulcro il salone centrale a doppia finestratura, da cui si allontanavano quattro braccia diagonali, fatte a croce di Sant'Andrea, e che erano come la partenza ideale delle rotte di caccia. E certo di caccia parliamo quando entriamo nella prima sala, dove troviamo musealizzato il cervo originale che era in punta alla palazzina, realizzato nel 1766 da Francesco Ladat. Ma ora arriviamo ai primi due ambienti, antibiblioteca e biblioteca, dove troviamo oggi una mostra permanente sui dipinti dei principini. Lui è il mio preferito, Carlo Felice Bambino, l'ultimo re di casa Savoia. Attraversando poi la galleria arriviamo alla sala degli scudieri, che come potete notare è stata recentemente restaurata. Ci sono tutta una serie di vedute fatte dal Cignaroli che raccontano naturalmente le battute di caccia e le residenze interessate alla caccia. Ma la sala non è altro che l'anticamera della bellezza imperante, il grande salone centrale. E per chi se lo sta chiedendo, quella in foto al fondo sono io. Il salone viene concertato come salone delle feste in perfetto asse con il Palazzo Reale di Torino e con tutta la partenza delle traiettorie di caccia. Il salone naturalmente viene rimaneggiato nel corso del tempo, ma conserva ancora alcuni arredi e decorazioni originali, come la volta dei fratelli Valeriani e le applique a forma di testa di cervo fatte da Filippo Juvarra. Invece il lampadario che vedete nell'immagine viene aggiunto nel 1773 per il matrimonio di Maria Teresa con Carlo X, futuro re di Francia. E sì, perché Casa Savoia la sceglie come location per i matrimoni importanti. Gli appartamenti di re e regina che si aprono direttamente dal salone vengono restaurati in tempi recenti, riaperti finalmente al pubblico in tutto il loro splendore, con tutte le volte e in alcuni casi anche le tappezzerie originali. Quindi abbiamo questa carrellata di stanze che sono proprio di fianco al grande salone e ricongiungono direttamente al salone stesso, da cui si dipana poi la galleria che riporterà verso gli ambienti più, chiamiamoli, moderni. In ultimo però troviamo questa stanza, che è quella che ospita la cappella di Sant'Uberto, nella nicchia sulla sinistra in fotografia, santo patrono dei cacciatori, celebrato il 3 di novembre. E qui iniziamo ad intravedere invece quelli che sono gli appartamenti del Duca del Chiablese, che di fatto verranno abitati stabilmente dalla regina Margherita. Parte degli arredi proviene dalla Reggia di Colorno presso Parma, che era stata comprata da Casa Savoia, letto compreso, mentre il mobilio che vedete davanti sono le più grandi rappresentazioni di Luigi Prinotto e Pietro Piffetti, che sono stati i più importanti ebanisti del Settecento. Altro retaggio settecentesco, tutte queste decorazioni alle pareti in papier peint, carta di riso dipinta, di gusto alla Shin. Nel Settecento scoppia la vera e propria moda delle cineserie e quindi la corsa da parte delle famiglie nobiliari a comprare qualche oggetto di gusto esotico. Qui vedete quella che veniva utilizzata come sala da pranzo dalla regina Margherita, rimaneggiata già anche per volontà di Napoleone. Da questo ambiente infatti, che è limitrofo, si accedeva a quella che è la prima vasca da bagno fissa di cui si ha traccia in casa Savoia, che naturalmente non era di un Savoia. L'ultima stanza che vediamo all'interno è questa sala dei giochi, dove troviamo alcuni arredi che erano proprio destinati al diletto, al gioco di carte e alla convivialità. E ora troviamo un elefante. Perché mai un elefante qui a Stupinigi? Perché in realtà Stupinigi diventa, volente o nolente, il primo zoo in un qualche modo. Viene donato a Carlo Felice dal viceré d'Egitto un elefante, Fritz,
che camperà per 50 anni e vivrà proprio a Stupinigi. Esisteva dunque un vero e proprio serraglio delle fiere, dove insieme a Fritz vivevano un gagliardo vivace leone, uno struzzo dei più grandi e dei più belli, un muflone di Sardegna, alcuni rari uccelli, cervi, daini, camosci, capricorni, dromedari, canguri, avvoltoi e pellicani gai e amabili, e un marabù malinconico e indolente. Questo è quanto si legge nelle cronache del tempo. Beh, spazio ne avevano perché Stupinigi è immensa, qui la vedete al tramonto, e di notte. Stupinigi è bella sempre, con il sole, con la pioggia, quindi se ancora non l'avete fatto, vi invito, non appena si potrà, a perdere una giornata in questa meraviglia. Anche oggi il nostro viaggio si conclude qui, vi ringrazio per l'attenzione e vi aspetto domani con la finestra su Torino. Buona serata!